Benvenuti o bentornati, nuovo appuntamento con il corso completo e gratuito interamente dedicato ad Affinity Designer. In questo video vedremo nel dettaglio come utilizzare il pannello colore. All'apertura dello studio ce lo ritroviamo a destra insieme agli altri pannelli. Tutti i pannelli si aprono dal menu finestra ed eventualmente possono essere ripristinati selezionando Reimposta Studio o in alternativa selezionare il pannello colore sempre dal menu finestra. Il selettore colore lo troviamo in alto nella barra del menu contestuale, nella barra degli strumenti e poi anche nel pannello colore, nel pannello campioni che vedremo successivamente. Il colore cambia attraverso queste due icone, la ciambella per la gestione del colore tratto e l'ellisse per il colore di riempimento. Il contagocce è il selettore colore che permette di campionare un colore e come vedete lo è inserito nella casella accanto che indica appunto il colore selezionato e in questo caso non ancora assegnato. Seleziono quindi la tavola di disegno e clicco sull'ellisse. In questo modo lo assegno al riempimento della tavola di disegno. Cliccando sulla ciambella invece lo avrei assegnato al tratto, cosa che farò adesso. Cliccando sulla doppia freccia infatti scambio i colori e quindi inverto il colore del riempimento con il colore del tratto. Do uno spessore al tratto e vedete che il verde adesso è lungo i bordi dell'immagine. Cliccando ancora inverto riempimento e tratto. Se clicco accanto sul cerchietto barrato di rosso invece disattivo il colore di riempimento e poi seleziono la ciambella e disattivo anche il colore del tratto. In questo caso vediamo lo sfondo bianco perché la mia tavola di disegno non ha assegnato uno sfondo trasparente. Se vado su File Documento e seleziono sfondo trasparente, vedete che adesso la bicicletta sarà su uno sfondo completamente trasparente. Riporto tutto com'era e adesso vediamo il pannello. Sotto troviamo una barra a scorrimento per impostare l'opacità del colore. In alternativa è possibile anche selezionare i valori che sono presenti all'interno della casella a destra. In alto troviamo gli ultimi campioni di colore utilizzati. Sotto invece la codifica esadecimale di cui vi ho già parlato nel tutorial della ruota dei colori. Questa che vedete è solo una delle modalità di visualizzazione del selettore colore ed è la modalità quadrato. Cliccando sul menu hamburger troviamo anche la modalità triangolo. Funzionano allo stesso modo. Dalla ruota esterna seleziono la tonalità, la faccio ruotare per selezionare il colore che mi interessa. Invece spostandomi all'interno del triangolo modifico la saturazione e la luminosità, spostandomi dal nero verso il bianco. E anche in questa modalità troviamo il selettore opacità per il disturbo. Le due modalità sono identiche, solo che una viene raffigurata con il triangolo e l'altra con il quadrato. Tornando al menu hamburger troviamo anche dispositivi di scorrimento e ci ritroviamo qui a destra una casella con i vari metodi di colore di cui vi ho parlato in uno dei tutorial precedenti. Seleziono RGB e mi ritrovo i tre canali del metodo rosso, verde e blu che posso modificare attraverso i pulsanti a scorrimento per selezionare la tonalità che mi interessa. Anche qui sotto trovo il pulsante per regolare l'opacità. E poi questa casella da cui posso selezionare direttamente la tonalità.
anche gli altri metodi funzionano allo stesso modo. Seleziono ad esempio HSL, cambio tonalità, la saturazione e sotto invece seleziono il punto di luminosità. Posso ancora cambiare colore direttamente dalla casella sotto. Lo stesso se seleziono CMYK. Cambiano in pratica solo i canali che sono propri del metodo colore. Non ci sono grandi differenze, si può utilizzare una modalità o l'altra in base a come ci si trova meglio. Diamo un'occhiata anche a Lab, dove obiettivamente abbiamo a disposizione molti più colori e quindi possiamo selezionare con maggiore precisione, ma poi nella sostanza è uguale. E poi ancora troviamo scala di grigi per lavorare con i grigi. Per renderle più visibili ho applicato le selezioni di colore alla tavola di disegno. Ovviamente per applicarle al singolo livello oggetto sulla tavola basta selezionarlo. Se io voglio cambiare ad esempio il colore di questa bicicletta, seleziono il livello e modifico il colore come abbiamo visto prima. Sempre attraverso il menu hamburger è possibile attivare altre modalità di visualizzazione del pannello colore, come la modalità riquadri, dove i colori possono essere selezionati per tonalità, per saturazione oppure per luminosità. E poi ancora per tinta, per lavorare sul singolo colore. Altra funzione importante è copia in appunti ESA. ESA sta per codice esadecimale ed è una funzione molto utile per programmatori e sviluppatori web, in quanto copia il codice esadecimale del colore che può essere successivamente incollato altrove. E poi ancora aggiungi il colore al campione. In questo caso verrà aggiunto il colore al pannello campioni. Infatti adesso lo ritroviamo qui fra i campioni in modo da poterlo riutilizzare. Altra funzione importante è aggiungi accordo a campione. Questa funzionalità consente di creare delle corde di colore, ma ne parleremo nei prossimi tutorial, sia dei campioni, delle corde, che dei colori globali. E approfondiremo anche il funzionamento dello strumento selezione colore e impareremo ad importare ed esportare palette. E anche per questo video è tutto, se ti è stato utile lascia un like e iscriviti al canale. Ciao, alla prossima!